La giornata è di fatto la conclusione del primo percorso che abbiamo avviato con gli studenti sulla riqualificazione e rifunzionalizzazione della caserma Ribeiri, un laboratorio di idee che mira a disegnare un possibile scenario per un futuro nel quale la caserma viene in parte o in toto passata dal Ministero della Difesa all'Agenzia del Demanio e poi dall'Agenzia del Demanio agli operatori pubblici o privati che potrebbero essere interessati. Quindi abbiamo lavorato in un'ottica di dual use, pensando che alcuni luoghi, alcuni spazi della caserma continuino a rimanere di competenza militare, ma pensando anche che altri luoghi che oggi sono particolarmente degradati o possono essere densificati con nuovi volumi, nuove funzioni, possono invece accogliere ed ospitare destinazioni d'uso diverse da quelle militari, come servizi agli studenti, servizi alle imprese, servizi alla città, al quartiere circostante. L'occasione è di fatto l'attuazione di quell'accordo che è stato firmato un anno fa e che presuppone una collaborazione fra Ministero della Difesa, Agenzia del Demanio, Comune di Torino e Politecnico per studi e ricerche finalizzate a disegnare scenari futuri per gli spazi militari che potrebbero risultare un domani abbandonati o sottoutilizzati o da riqualificare.